è andata a lavorare in Francia, al ritorno dalla Francia ha esaudito il suo desiderio. Nel 1908 ha inaugurato l'albergo alberciano. L'albergo è proseguito tra... Alberciano, ricordiamo che è il nome della montagna che sovrasta Pregelano. Ed è la montagna più importante del paese, della valle. E si è costruita questa struttura avendo subito un successo enorme.